ragazzi, io sono Gisus e oggi si riprende con le nostre avventure nella corona di ghiaccio a Hearthstone. Ok, oggi si affronta Putricidio. Putricidio è veramente, veramente un rompiscatole e probabilmente è il più complicato che ho trovato fino adesso. Ma ce l'abbiamo fatta. Ci è voluto un po', ma ce l'abbiamo fatta. Analizziamo Putricidio. Putricidio come potere eroe ha un potere eroe passivo inizialmente. E tutti i segreti costano 0. Tuttavia, quando gli togliamo i 15 di armatura, il Putricidio evoca un 3-5 che alla fine del turno infligge 3 danni ai servitori. Nostri, ovviamente, i suoi non li danneggia. E cambia potere eroe. Cioè, le armi costano 1. Una volta fatto anche questo, una volta e oltretutto si rigenera i suoi 15 di armatura. Una volta aver torto per la seconda volta i 15 di armatura, Putricidio cambia ancora una volta potere eroe. Fortunatamente non si ridà armatura, grazie a Dio. E il suo potere eroe diventa tutte le carte, costano 5. E ci evoca Faccia Marcia. Faccia Marcia, per chi non lo sapesse, è la leggendaria del guerriero, che ogni volta che viene danneggiata e sopravvive, allora evoca un leggendario casuale. Ed è parecchio rompiscatole come cosa, perché non la tira giù dalla mano, gli si evoca proprio. Quindi il mazzo che state osservando è pensato per sconfiggere Putricidio in questo modo. Cosa abbiamo? La prima parte dei segreti? Semplice, ho pensato subito a un cacciatore io, perché mi sono detto, Bengala fa sempre comodo, distrugge tutti i segreti e inoltre ci fa pescare una carta, quindi è molto molto bello. Inoltre, visto che andiamo comunque nel late game, non è detto che tutti i segreti li tiri su inizialmente. Abbiamo anche un divoratore di segreti, solo uno perché due sono davvero troppo pesanti. Abbiamo due bengala però, che male che vada, se Putricidio dovesse veramente finire tutti i segreti, possiamo sparare per pescare una carta, il che ci fa sempre bene. Segreti nostri? Sì, ne ho messi due, questi sono un po' a scelta vostra. Io ho voluto mettere una trappola congelante nel caso proprio fossimo in una situazione orribile e una trappola esplosiva. Trappola esplosiva perché? Per il semplice fatto che, come si può dire, lui continuerà a evocare le melme 1-1 che si potenziano ogni turno. Con trappola esplosiva riusciamo decisamente a farne fuori parecchie. Per fare combo con questi e con il secondo potere eroe di Putricidio ho messo gli archi del falco. Perché? Perché sono delle armi che sono molto versatili per far danno, con i segreti riguadagnano 1 integrità e con il secondo potere eroe di Putricidio ci costa 1 e non più 3. Quindi è decisamente buona come cosa. Passiamo ai servitori. Abbiamo un pipistrello del fuoco, quindi il 2-1 che infligge un danno, l'ho fatto anche questo per le melme. La Iena Ravvistatrice perché fa combo con le bestie. La Melma delle Paludi perché Putricidio ha un'arma 3-6 che veramente rompe abbastanza le scatole. Un Cobra Imperatore perché ha veleno e ci può sempre tornare utile. Un Difensore Pietrasalda perché è una provocazione e ci tira su una provocazione. Oracolo Luce Fredda, e voi mi direte, sì, Aghisus pesca due carte, però anche Putricidio pesca due carte. Vero, però le carte di Putricidio sono per la maggior parte segreti. Quindi se noi abbiamo un bengala in mano e vogliamo per esempio sfruttare al massimo il suo effetto, usiamo Oracolo Luce Fredda, passiamo, lui si setta i suoi bei segreti e poi li distruggiamo tutti in una volta. Maestro di Segugi perché è da provocazione una bestia, e +2/+2. Lo Stegodonte, la Guaritrice Scaglia Scura perché quando Putricidio passa al secondo potere eroe, come abbiamo detto, evoca un servitore che fa 3 a tutti, quindi magari curare i nostri servitori più forti può tornarci utile. Altocrine delle Savane, Ogre Rocciadura e Campione di Roccavento. Perché il Campione di Roccavento? Perché per l'appunto quel 3-5 che infligge 3 a tutti può risultare un attimo complicato in un mazzo dove magari i servitori che giochiamo hanno tutti 3 salute più o meno, o giù di lì. Quindi potenziare sia salute che attacco di questi servitori non è una cattiva idea. Magie utili in tutto ciò? Marchio del Cacciatore sicuramente, perché se magari ci gioca giù una provocazione che non ci aspettavamo o qualcosa che dobbiamo superare o dobbiamo uccidere velocemente, tipo anche Faccia Marcia, ecco, possiamo farlo alla svelta. Ordine di Morte perché è sempre utile, soprattutto contro lo Sputafango. E altre cose, a parte Bengala, non ne giocherei io personalmente. Se voi avete altre strategie, fatemele sapere, decisamente mi fa piacere che qualcuno abbia altre idee rispetto a me.
Questo è il mazzo che ho usato, con cui l'ho battuto. Ho impiegato un po' di tentativi prima di arrivare a questa versione finale del mazzo. Con la versione finale del mazzo mi è andata abbastanza bene e ho vinto la prima. Quindi possiamo dire che con questo mazzo più o meno 2-3 tentativi dovreste farcela. Io, ripeto, sono stato molto fortunato, quindi alla prima, dopo aver fatto tutte le modifiche del caso, avendo visto tutte le cose che potete tirare giù il putricidio, ho convenuto che questo era il mazzo migliore per me. Un consiglio, se posso darvelo, è quando dovete togliere armatura a putricidio, fate in modo di essere voi a togliere a putricidio l'armatura e fargli cambiare il potere eroe. Perché? Perché se putricidio, non appena scende al di sotto dei 15 di armatura, evoca oltre 5 o faccia marcia, ma non passa il turno, cioè non è che lui automaticamente vi fa passare il turno, non è che ne so, come se avete giocato a Malkezar nelle... a Karazhan, ecco, non è la stessa cosa. Rimane ancora il vostro turno, quindi è cosa buona attaccarlo, togliergli l'armatura e poi distruggere oltre 5 o faccia marcia. Quindi è molto più semplice in questo modo. Se invece lasciate che sia lui, che ne so, per esempio, a prendere l'arma e a schiantarsi contro uno dei nostri servitori, e allora lì la cosa è molto più difficile, perché può fare tutti i trade del caso in modo da portare tutti i nostri servitori a 3 e poi distruggerli tutti, cosa che noi non vogliamo che succeda. Ragazzi, io mi fermo qua, spero che il video vi sia piaciuto. Vi dico anche che un altro mazzo che ho usato per batterlo è stato un Taunt Warrior un attimo modificato, che vi lascio sempre in descrizione. Anzi, ho trovato molto più facile usare il Taunt Warrior, a mio parere. Vi lascio comunque tutti i link del caso in descrizione. Quindi se vi è piaciuto lascia un commento, metti piace, iscrivetevi, fatemi sapere le vostre strategie, se questo mazzo effettivamente funziona, perché io la prima... funziona perché io la prima ce l'ho fatta, però potrebbe richiedere più tentativi. Invece il Taunt Warrior più o meno dovreste cavarvela assolutamente alla grande, però ho pensato anche lì, c'è una leggendaria da giocare, magari facciamo un mazzo più adatto a tutti. Fatemi sapere per l'appunto quanti tentativi impiegherete con questo mazzo e se avete altre idee da propormi. Noi ci vediamo nel prossimo video, probabilmente già oggi farò uscire Sindragosa, sto già pensando alla strategia, quindi bella ragazzi.